Terza ed ultima parte di questa nostra puntata. Allora andiamo a vedere anche le immagini di uno dei due derby che si è giocato ieri, ovvero quello proprio tra Recanatese e Maceratese, con la vittoria dei giallorossi per 2-0. Così ne parliamo anche in studio per capire lo stato attuale di salute della formazione di Amauro. Signore e signori, buonasera, in visione all'ascolto. Derby, altro derby per la Maceratese, questa volta sul terreno della Recanatese. Ed è una battuta di Galli anche pericolosa. Il numero 8, Sebastianelli, poi ancora in pressione, poi c'è un rimpallo vinto, attenzione, attenzione, palo colpito da Palmieri. Insomma, una Maceratese che non riesce a bloccare la manovra della Recanatese, la quale sta dilagando soprattutto nel settore. Ecco Palmieri, ci mette una mano, bella Galli è fra i migliori, poi Cianni che colpisce l'esterno della rete, la botta e c'è il calcio, la palla pericolosa. Attenzione al numero 3, Buciapaglia dal fondo in mezzo, Galli, gol di Galli, annullato, fuori gioco. Signore e signori, siete ricollegati con il Tubaldi di Recanati per il secondo tempo. Nessuna variazione nelle formazioni, 0-0 il risultato del primo tempo. Appoggio a Galli, schema Palmieri, calcio, ma a rigore, palla sui piedi ragazzi, calcio di rigore per la Recanatese, fallo su Palmieri, Galli, ed è gol, bello, Ferrara da una parte e Galli all'incrocio dei pali opposti. Poi Russo sbaglia l'ultimo passaggio, ecco l'attenzione, Palmieri, anticipo d'un soffio di Cervigni. Ecco il duello aereo fra Benfatto e Galli, poi Galli ancora, poi il raddoppio di Palmieri. Galli di forza ha impegnato la coppia centrale, la palla è sfuggita a tutti ed è arrivato Palmieri che ha segnato. Galli ancora e si oppone Ferrara, barriera folta. E la palla sulle rigore? È rigore per un fallo di mano? Sì, rigore per la Maceratese. Ambrosini. È palo. E ha completato la sua pintima. Una stampa, ragazzi, c'è un tipo femminile assurdo. E Ambrosini ha completato la sua giornataccia. Allora finisce la partita con la vittoria meritata della Recanatese con due gol nel secondo tempo. Allora, queste le immagini, abbiamo visto un paio di episodi insomma particolari sui due calci di rigore, però per il resto che tipo di gara è stata da parte vostra? Da parte nostra è stata una gara intensa, l'abbiamo affrontata nel migliore dei modi. Era forse degli unici per poter affrontare una squadra come la Maceratese. Siamo stati bravi a tenere alto il ritmo e l'intensità per tutta la gara, magari spinti anche alla nostra fame di punti e quindi la nostra sopravvivenza, come dice sempre il mister, noi dobbiamo cercare di sopravvivere, quindi non possiamo certo pensare di fare le partite per poter comparire. Quindi ieri è stata una partita da protagonisti, a parte i ragazzi, sono stati bravi, l'hanno meritato e credo che il risultato sia legittimo, anche se poi alla fine, che era tempo, terzo minuto di recupero, il calcio di rigore poteva accorciare la distanza della Maceratese, ma credo che un 2-0 rotondo ci sta comunque. Che conseguenze invece per la squadra di Fabio? Ci hai accennato ad un confronto anche con la Tardella nel dopopartita? Sì, la presidentessa si è arrabbiata molto per la prestazione mostrata dai suoi giocatori, effettivamente ha anche ragione, perché dopo il successo con la Jesina poteva esserci qualche speranza di riagganciare il terzo e quindi il secondo posto, che sono lì a ridosso. Con la prova di ieri penso che la squadra di Fabio possa dire addio
a queste ambizioni, ma ecco, ripeto, soprattutto da un punto di vista temperamentale la Maciadese è mancata completamente. Qualche giocatore non si è espresso al meglio, ma anche parlando con qualcuno di loro c'è stato un calo generale. Si fa già il nome del prossimo allenatore per la prossima stagione, che circola insistentemente in città. Si tratta di Franco Giannangeli, attuale mister della Biagio-Nazaro Chiaravalle. È una notizia che anche la stampa locale ha riportato, tutta da verificare, però insomma non è il modo migliore per affrontare un finale di stagione e dunque i playoff, che quasi certamente la squadra biancorossa affronterà da quarta della classe. Che è vero che insomma valgono, non valgono, per quello che si sa valgono praticamente nulla, però insomma già quando si comincia a fare il nome di chi potrebbe sedere l'anno dopo sulla panchina è segno che i piani sono già abbastanza fatti. Sì, sicuramente è stato un anno particolare, perché si era partiti con Di Fabio, poi la gestione Favo proprio nella gara con la Recanatese e con il Fano, le due sconfitte consecutive hanno un po' frenato la rincorsa all'Ancona, poi c'è stato un crollo anche lì da un punto di vista soprattutto mentale, perché la Maciadese ha mollato completamente dopo il pareggio interno con la Civitanovese, dicendo di fatto addio alla rincorsa all'Ancona. Poi i rapporti con la numero 1 biancorossa si sono definitivamente incrinati, è tornato Guido Di Fabio, ma ecco, a parte qualche squillo, penso il successo con la Miternina è proprio quello di 7 giorni fa al Carotti. La squadra ha dato troppi segnali negativi e altalenanti. Altri sms sulla questione tifo, tifosi, sabato ed eventuale festa promozione dell'Ancona. Sono 5 trasferte che ti chiedo la maglia, o deceglie, me la vuoi da sabato sera o che casco giù dalle transenne? E quindi già una maglia ce l'ha impegnata, possiamo fare diversamente. Secondo me la gente che non è venuta mai porta pure male, non bisogna abbassare i prezzi per rispetto di tutti gli abbonati e di chi viene sempre e ovunque, e soprattutto di chi c'era a Termoli fuori lo stadio senza biglietto e a Boiano. Soprattutto ci metteremo a Boiano, visto che poi la partita non si è neanche giocata. Sì, esatto. Qualche iniziativa va bene per portare un po' di gente, ma anche Natani sveglia. Sabato sarebbe bello giocare e festeggiare con le mitiche maglie rosse. In casa è triste vedere quello orrendo azzurro. Che dite, sarà possibile almeno per sabato? Con che maglie si presenterà la Recanatese? Perché chi gioca in casa ha l'obbligo di cambiare muta se i colori combaciano o se per la terna i colori sono troppo simili, e questo può dar fastidio proprio alle le scelte degli arbitri, dell'arbitro e del guardaline. Per cui se dovreste giocare col giallo-rosso, forse l'Ancona giocherà in blu. Non lo so, poi queste sono cose che la società vedranno in settimana. Bene. Altro sms. Io penso che la buona occasione per riavvicinare tutti coloro che in questi 4 anni nemmeno sapevano che la domenica giocava l'Ancona, altrimenti saremmo i soliti 2000, quelli che in fondo meritano di festeggiare. E insomma, come si dice spesso in questi casi, ci sarà sempre chi salirà sul carro del vincitore, sfruttando anche la festa, la gioia e l'entusiasmo per un obiettivo, però pensando anche appunto a questi ultimi 4 anni, è ovvio che l'appuntamento di sabato è un appuntamento imperdibile. C'è chi ci scrive su alcuni fatti che si sono svolti alla stazione di San Benedetto ieri, perché ci pone la domanda, intanto leggiamo SMS. Da notizia di TG3 Rai, cosa è successo ieri alla stazione di San Benedetto tra gli ultra e si rischia per le prossime trasferte? Ecco, perché la parte finale insomma pone il dubbio. Difficile dire se effettivamente l'incontro scontro che c'è stato alla stazione di San Benedetto ieri tra i tifosi dell'Ancona che tornavano da Giulianova e quelli della Samb che invece hanno aspettato proprio la sosta del treno per come dire, vendicarsi di alcuni insulti che erano invece durante il percorso di andata stati lanciati dallo stesso treno da parte dei tifosi dell'Ancona lì alla stazione di San Benedetto. Insomma, bisognerà capire se effettivamente questi fatti poi potranno costare caro alle due tifoserie, però sono fatti che non sono avvenuti allo stadio o nelle vicinanze dello stadio, per cui è difficile dire se ci potranno essere conseguenze o meno, però non si può neanche togliere completamente il dubbio che poi effettivamente qualche cosa ancora il pugno duro possa essere preso, purtroppo, perché poi
bisogna fare attenzione perché ci sono stati precedenti tra Ancona e Samba, quindi i pretesti potrebbero anche esserci. Se pensiamo che ieri i tifosi a Maceratese dovevano presentare carta d'identità e codice fiscale per avere il biglietto per entrare al Tubaldi, quando non c'erano stati mai scontri o precedenti negativi con la tifoseria locale, la dice lunga, insomma. Detto anche per dovere di cronaca che, stando alle ricostruzioni, noi non c'eravamo e quindi le ricostruzioni vanno sempre prese per quello che sono, si tratterebbe di qualcosa di molto 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 meno grave di quello per esempio che accadde dopo un Ancona Samb dello scorso anno, quando ci furono proprio scontri veri e propri tra tifosi e celere, e dunque la polizia che nel parcheggio del Conero era lì per presidiare quella zona. Quindi neanche stiamo parlando di... No, infatti. Però, stando sempre alle ricostruzioni che si hanno, è ovvio che non si può non avere, insomma, il tarlo che qualche cosa possa accadere. Speriamo di no, sia per l'una che per l'altra, visto che anche in quest'annata, insomma, soprattutto per i tifosi dorici, si erano aperte porte di stadi che fino allo scorso anno erano invece state chiuse. Penso soltanto a Civitanova, dove si è potuti andare in 800, quando l'anno prima invece, e l'anno prima ancora, no, le trasferte erano state tutte e due vietate. Quindi, dopo quella giornata purtroppo negativamente famosa a Rimini, e quindi bisognerebbe certamente evitare, ma non sapendo bene come sono andate le cose, è giusto non sbilanciarsi, perché saranno le autorità competenti a dover prendere la decisione, ma speriamo che tutto si risolva con una bolla, anche in considerazione del fatto che la Sambaiettese l'anno prossimo farà la Serie D e ancora la Serie C. Classifica dei marcatori alla 30ª di campionato: c'è Cacciatore come sempre in testa del Matelica con 20 reti, Miani del Termoli con 17, Acquaro del Celano con 16, Panico dell'Isernia con 15, Berardi della Jesina con 14, Tavares dell'Ancona, Costantino della Vispesaro con 13, Galli della Recanatese, Palumbo del Termoli con 12, Bondi dell'Ancona, Cavaliere della Maceratese con 11, Palmieri della Recanatese, Torbidone della Metternina con 10 reti. A proposito di marcatori, vi rifacciamo vedere la nostra clip dei gol più belli finora messi a segno dall'Ancona in campionato, nella speranza magari che altri belli se ne possano aggiungere da qui alle prossime 4 giornate. Intanto ci vediamo i primi 6-7 gol più belli di quest'annata. Celano Ancona è la prima della stagione 2013-2014. Sevilla per Bondi, buon triangolo, Sevilla in area col sinistro e gol dell'Ancona che sblocca il punteggio con il sinistro sotto la traversa. In moto Bambozzi, a grandi falcate, supera la linea di centrocampo, trova Degano, carica il destro, gran gol di Degano che porta in vantaggio l'Ancona. Bambozzi, ancora di Dio, evita di slancio Jacoponi, allarga sulla sinistra per Bondi. Bondi va alla conclusione di sinistro! Ed è il gol del 2-0 che chiude la partita. Ancora Barilaro sulla corsia di destra, pallone dentro per Tavares, di prima cerca e trova Pazzi al limite, entra in area, Pazzi calcia e porta il gol del 2-1, Cristian Pazzi. Verso la matematica, ma in emergenza. Buon pomeriggio dallo stadio del Conero, Ancona Sulmona, un'altra tappa verso la promozione in Lega Pro. In posizione abbastanza centrale, Bondi scodella per Caccioli che controlla, rovesciata e gol! Allora, questa è la clip di gol. Leo, quale scegli? Quale ti piace di più? Quale secondo te, insomma, merita? Ce n'è un altro anche che non avete messo, però quello di ieri di Bondi. Penso che sia... Pensavo quello di... E di Cazzola pallonetto. Anche quello lì. Però beh, sono tutti, anche quello di Cacio, bello. È difficile scegliere. Meno male che ci sono giocatori che fanno questi gol. Tutto sembra più semplice. Sì, è quello.
Oh, si diceva mentre andava la clip, Bondi già con l'area canatese il gol l'ha fatto. E già quindi, insomma, a posto, pagato dazio. Già, da, insomma, sportivo appassionato con l'occhio un po' tecnico, qual è secondo lei il gol più bello? Ma credo tra i più difficili Caccioli, perché comunque gli altri quello sì, col Sulmona, quindi tutti sono difficili, però comunque in equilibrio precario ha stoppato e poi si è girato in semi rovesciata, credo sia uno dei più difficili. Poi ci sono, Leo, anche quei gol che non sono bellissimi però contano molto. Te ne viene in mente qualcuno? Anche quello di ieri di Caparruccia, alla fine è stato importante fare il secondo gol, mettere... di cui si sono accorti in pochi, perché se dobbiamo essere onesti il fatto che non si era mossa la rete, che la palla era coperta anche da insomma tutti i giocatori in area, sì, a pochi aveva fatto intendere che fosse gol. Sì, però tipo quello, non è stato un bel gol, però sicuramente importante. Molto pesante. Sì. Oh, questi sono, eccolo qui, il gol di Caparruccia di ieri, su un tiro cross di Degano da calcio d'angolo. Questi sono alcuni gol, poi senza nulla togliere, non ce ne voglia la Recanatese, ma insomma per sabato sera siamo pronti a metterci in prima linea per raccontare tutta questa serata, sia su ETV che su Center Music, e tu ci sarai, sì. Penso di sì, sarà una lunga... Come pensi di sì? Sì, no, stiamo cercando delle vecchie glorie doriche per poter commentare insieme la partita in diretta alle 7.40 in poi. Cercheremo di raccontare tutto, partita e soprattutto post partita, nell'eventualità che, come molti qui ad Ancona si augurano, poi ci sia la festa, insomma tutto quello che accadrà a bordo campo, negli spogliatoi, le dichiarazioni a caldo, le prime parole di tutti i protagonisti, dal patrono al presidente, agli sponsor, al mister, al DS, giocatori e quant'altro. La parola soprattutto a voi tifosi, per cui insomma canali ormai li conoscete benissimo, SMS, Facebook e Twitter, anche per partecipare con immagini, video, chiunque vorrà far vedere come eventualmente potrà festeggiare o meno lo potrà fare, inviandoci qualunque tipo di materiale che useremo, che metteremo in onda, e tutto questo anche con contributi come per esempio tutti i gol, una clip che servirà per ripercorrere eventualmente anche un'annata intera ed un trionfo intero. Questo nell'ipotesi che festa sarà e che promozione sarà. Prima però ci sarà da giocare una partita e soprattutto da vincere una partita da parte dell'Ancona. Questo per lanciare un po' l'appuntamento che sarà sabato. Vi ricordiamo che si giocherà alle 19.45 in diretta anche su Rai Sport, ma insomma o stadio oppure noi, ecco, dai, perché su Rai Sport? Beh no, infatti, o stadio o noi sicuramente. Meglio stadio. Le emozioni sì che dallo stadio sono irripetibili, però magari nell'intervallo ci si può collegare chi è allo stadio, invece chi rimane a casa deve assolutamente sintonizzarsi. Allora, questo sabato come ci arriverà la Recanatese? Poi andiamo in chiusura a questo appuntamento, alla partita di sabato, quindi? Ma ci arriviamo con tutti i ragazzi a disposizione, salvo Albanese come dicevamo prima, sicuri e consapevoli che incontriamo la squadra più forte del campionato, questo l'ha detto la classifica e le partite fino ad ora, però dobbiamo per forza giocarci la partita, e quindi mi dispiace per i tifosi dorici, ma noi ci metteremo di tutto per poter complicare la vita a loro e perché no magari conquistare punti. Come poi dopo, che sia. Sì, perché comunque non possiamo permetterci altro, ecco, non... per fare un dispetto, ma perché comunque la nostra classifica bisogna ancora di qualche punto per raggiungere l'obiettivo della salvezza. Anche il mister Leo oggi ha puntualizzato questo, che comunque vi aspetta una partita complicata e difficile, quindi. Beh sì, di sicuro sarà una partita difficile come lo sono tutte, a maggior ragione che anche la Recanatese ha bisogno di punti per raggiungere quello che è il suo obiettivo. Però davvero, come detto prima, poi magari posso essere ripetitivo, perché lo ripeto ancora una volta, noi ci prepareremo e lavoreremo bene tutta settimana e arriveremo a sabato carichi come sono state tutte le domeniche precedenti. C'è quella voglia che questi giorni passino il più velocemente. Sì, quello sicuramente, ma
È perché vediamo vicino l'obiettivo, è quello. Però sappiamo che bisogna lavorare, bisogna prepararla bene comunque, perché sarà una partita difficile. E basta, siamo pronti già da domani a iniziare a preparare questa partita. Allora, noi siamo in chiusura, invece a te il compito e l'onore del saluto finale. Sì, si conclude qui la serata biancorossa, noi ci vediamo lunedì prossimo alle 21.30 con un'altra puntata. Ringrazio la Crystal Fashion per avermi dato la possibilità di essere qui con voi questa sera e passiamo a salutare anche i nostri ospiti che ci hanno accompagnato. Leo Di Celli, il centrocampista dell'Ancona, buonasera. Grazie a voi, buona serata, grazie. Alberto Virgili, il direttore della Recanatese, buonasera. Buonasera, grazie a voi. E buonasera Benedetto Verdenelli. Ciao, allora appuntamento per... Ci vediamo sabato sicuramente, nelle modalità che vi faremo sapere nei prossimi giorni, con orari e quant'altro. Come ovvio sarà una diretta programmabile, ma fino ad un certo punto, perché molto si giocherà sugli eventi live. Ci vedremo quindi sabato, ci vedremo sicuramente lunedì alle 21.30. Grazie a te Roxana, come sempre preziosa in conduzione. Grazie Andrea. Grazie a tutti voi che ci avete fatto compagnia e l'augurio è quello di una buona notte. Grazie, arrivederci.